Terzo appuntamento di viaggio in Molise dedicato alla festa di San Giuseppe a San Martino in Pensilis. Restate con noi per continuare a seguire tutti i riti che ogni anno coinvolgono questa comunità e si tramandano tra le generazioni. Un giro nel centro storico di San Martino, incontriamo il sindaco Massimo Caravatta. La comunità risponde come ogni anno per rinnovare questa tradizione. Assolutamente sì, la nostra comunità, oltre che essere molto unita e coesa, è anche molto attenta alle tradizioni della nostra comunità, appunto. Dopo San Biagio siamo arrivati a San Giuseppe. Sono 15 gli altari che stasera andremo a visitare, tutti quanti molto molto belli, realizzati con molta passione, con molta fede, e l'abbiamo visto, che abbiamo avuto già modo di vedere, di ammirare il lavoro e la passione che è stata messa in campo. Ancora una volta questa comunità dimostra la sua forte aggregazione e attraverso questi momenti appunto contribuisce a consolidare la sua identità. Incontriamo Giovanni e Teresa Figliola, proprietari di questa abitazione che ospita l'altare. Voi siete di San Martino, tanti anni a Milano, ora siete rientrati qui in Molise. Perché avete deciso di condividere, quindi mettere a disposizione questo ambiente per l'altare? Guardi, per noi è veramente una grandissima gioia avere questa possibilità in casa nostra, all'altare di San Giuseppe. Io ricordo da bambino questo borgo, questa strada, era pieno, era colmo di gente, c'erano processioni continue per le visite degli altari. E quando le signore mi hanno chiesto se c'era possibilità di fare l'altare in questa casa, c'è stata veramente un'esplosione di gioia, anche perché mia mamma si chiamava Giuseppina, era devota di San Giuseppe. Ed è come una grazia quasi che mi è stata concessa proprio la realizzazione di questo altare. Io sono grato alle signore che hanno con tanta fatica realizzato questo altare e con fede soprattutto. Sono grato perché hanno quasi mi hanno dato concesso un sogno proprio che da bambino pensavo di dover realizzare. Una forte emozione. Tantissima, veramente. Anche per me, veramente, cioè io non sono del paese, però io sognavo appunto di fare un altare in questa casa e ho colto l'occasione, ce l'hanno chiesto se eravamo disponibili a dare l'appartamento e volentieri, con tutto il cuore l'abbiamo accettato questa cosa. È stata veramente una cosa molto molto bella. Volevo nuovamente ringraziare le signore che hanno realizzato l'altare, Maria Giovanna, la sorella, l'altra signora, Pasqualino, tutti hanno veramente fatto una fatica enorme, ma soprattutto hanno messo tanta fede, ribadisco, tanta fede per San Giuseppe. Grazie ancora a tutti, ragazzi. E per il primo anno la famiglia Figliola ha deciso di allestire l'altare qui in una stradina del centro storico. Cosa vi ha spinto a condividere questa tradizione? Beh, veramente è stata una cosa fatta dalle nostre mogli e in pratica ci hanno convinto a iniziare tutto questo percorso che per noi è importante per la fede, ma soprattutto per i nostri figli, per la comunità. Per poter continuare, diciamo, questo tipo di tradizione, perché stavo vedendo che negli anni scorsi mano a mano diminuivano questi altari. Allora abbiamo cercato così in modo che possano aumentare negli anni futuri. Ecco, l'altare ovviamente è al centro di questa stanza, ma c'è anche un piccolo particolare. Avete riproposto, come dire, il mestiere Il di San mestiere di San Giuseppe. Giuseppe, sì. E realmente abbiamo fatto un percorso visto dai quadri, da vecchia data, e abbiamo proposto, grazie a Pasquale che tramite suo padre ci ha dato i suoi attrezzi di lavoro reali, che erano il lavoro del falegname, che è un lavoro che sta andando via. Sì, diciamo che quello è, diciamo, in base ai quadri, tutti, diciamo, i quadri di San Giuseppe, c'era sempre qualcosa che riportava, diciamo, del falegname, il bancone, qualsiasi attrezzo. Allora abbiamo cercato di rappresentare questo,
questo angolino qua che si, diciamo, si amalgamasse con l'altare. E incontriamo la signora Grazia Maria La Vecchia. Sono tanti anni che allestite questo altare con grande impegno e devozione. Sì, una grande devozione. Fa bene a noi, ci dà la salute a tutti. Avete preparato tutto come ogni anno? Quali sono i vari passaggi da seguire per allestire l'altare e quindi poi tutto ciò che serve? Serve tutto, fagioli, ceci, pesce, baccalà, sono 13 minestre di fare questo. Questa sera c'è la visita, poi domani mattina come si svolgerà anche la giornata del 19? E domani mattina, stanotte si cucina tutto, tutte le robe, domani mattina si mette in opera di spendere la pasta e poi a mezzogiorno mangerei. La Sacra Famiglia. Ecco, arrivano tante persone anche dai paesi limitrofi, vero? Sì, sì, sì. Questa è una devozione e aiutano tutti. C'è una buona discussione di stare insieme. E questo è l'altare della famiglia Paolucci Filippone. Noi incontriamo Michele Santoro in questo caso. Si rinnova una tradizione importante e viene coinvolta tutta la famiglia. Sì, la festa di San Giuseppe, diciamo, è una delle maggiori occasioni che la vita quotidiana ci dà per stare insieme ad altre famiglie, ed è una tradizione che a San Martino ormai si tramanda da anni. E noi siamo ben lieti di poter aiutare in qualche modo questi amici che hanno organizzato questo altare bellissimo, e per ricordare anche le nostre origini. E questo poi quindi si trasmette di generazione in generazione. Sì, è una, come tutte le tradizioni, diciamo che se fatta con lo spirito giusto ti ricorda quello che erano le radici dei nostri padri, dei nostri nonni, che fortunatamente, insomma, noi cerchiamo in qualche modo di tramandare. E per il terzo anno consecutivo anche Leo Battista, la sua famiglia e i suoi amici avete rinnovato questa importante tradizione con impegno. Sì, certamente impegno, passione, buona volontà e tanta gioia di fare tutto. Questo è un locale dove poi avete seguito tutti i passaggi, le varie procedure, no, che si seguono tra la giornata del 18 e quella del 19. Sì, difatti qua è il locale dove non solo 18 e 19, ma anche nei giorni antecedenti siamo stati qua a preparare il tutto per realizzare anche quest'anno questa meravigliosa altare di San Giuseppe. Alle sue spalle c'è la tavola? Sì, tavola bandita, dove tra poco inizieremo la preparazione delle 13 pietanze, dove quest'anno l'abbiamo voluto arricchire con un pezzo pregiato. Quella tovaglia, se riesce a inquadrare, ha un valore inestimabile, in quanto è centenaria, data a noi da una signora che l'ha avuta da anni, che ce l'aveva di proprietà, ce l'ha voluta donare quest'anno a noi, anche perché sarà che siamo un altare speciale, sarà che il terzo anno c'è bisogno di uno sprint maggiore per avere un risultato stupefacente, o forse perché San Giuseppe è talmente miracoloso che ha voluto che la tovaglia venisse nella nostra altare. Vorrei anche sottolineare l'importanza del quadro, che quest'anno l'abbiamo cambiato rispetto agli anni precedenti. Il quadro, anche gentilmente offerto da una famiglia, è un quadro antico che rappresenta San Giuseppe e il bambino Gesù, un quadro di valore, un quadro importante come era la coperta.
Quindi quest'anno ci sono state delle variazioni per quanto riguarda l'altare, sia come posizione che come disegno geometrico, in quanto abbiamo cambiato un po' la disposizione, un po' l'illuminazione, un po' proprio tutta la forma dell'altare, restando sempre nella semplicità che era tipica di San Giuseppe. E da San Martino in Pensili si conclude anche il terzo appuntamento di Viaggio in Molise dedicato alla festa di San Giuseppe. Vi ricordiamo che potete rivedere tutte le puntate di questa trasmissione anche sul nostro sito internet www.telemolise.com, sul canale tematico del Digitale Terrestre Molise Mio. Seguiteci anche in Abruzzo sul canale 96, anche nel Lazio, compresa Roma, sul canale 749.